Cos'hanno in comune il golf e il calcio? Secondo molti si potrebbe dire che non c'è nulla in comune, e in realtà invece il Miglianico Golf Club ha sfatato anche questo assioma perché ha portato nella struttura il Pescara Calcio, o meglio, gli sponsor del Pescara Calcio con la società Pescara Calcio che li ha invitati tutti quanti per provare a giocare a golf. Naturalmente nelle strutture di Miglianico, con i maestri e le risorse umane del Miglianico Golf Club, ne è uscita fuori una giornata fantastica. Direttore commerciale di G-Sport, Romano Zanforlin. Intanto, Romano, come te la cavi col golf? Io sto riprendendo dopo alcuni anni di inattività e devo dire che questa è stata un'occasione per riprendere diciamo, con piacere, rispetto a quello che è uno sport veramente entusiasmante, molto bello. Ecco, G-Sport potrebbe essere anche golf sport, o meglio, magari G-Sport sta pensando di entrare anche altrove. G-Sport è Giacomini, la famiglia Giacomini che ha il grande merito in Italia di rappresentare un gruppo importante, molto impegnato nel mondo dello sport, in particolare come sai nel mondo del calcio, nel mondo del rugby perché è quella nazionale, il golf perché no, è un, diciamo così, molto attraente per molti sponsor, è un contesto molto piacevole, diciamo così, molto, diciamo, colloquiale, quindi chi lo sa. È inutile dire che con l'avvento di G-Sport nel mondo del calcio, in particolare da qualche anno a questa parte, molto sia cambiato, no? E probabilmente a distanza di qualche anno anche gli scettici hanno cominciato a capire che anche il calcio va avanti. Assolutamente sì, in Italia rappresentiamo, insomma, sperando di non risultare troppo presuntuosi, abbiamo rappresentato e rappresentiamo una rivoluzione perché abbiamo investito, nelle infrastrutture, creando hospitality, creando dei format di comunicazione moderni, quello che si è sempre fatto poi negli ultimi 10-20 anni anche, diciamo, nel mondo anglosassone, questa è la dimostrazione. Ci troviamo, in un contesto come questo a parlare, diciamo così, di golf, ma anche di business, stando poi insieme con piacevolezza. Ci piace chiedere il parere riguardo alla struttura di Miglianico, il Miglianico Golf Country Club, soprattutto da parte di chi non è abruzzese, e allora sicuramente super partes come Romano Zanforlin. Allora, per me è stata una sorpresa. Io sono venuto a visitarlo in un momento, diciamo così, che, diciamo, qualche mese fa, diciamo che non era ancora la stagione bellissima. Oggi è una giornata talmente bella che valorizza ancora più questo, diciamo, questo palcoscenico. Bellissimo, veramente. Sono molto, molto contento. Alessandro Talamoni, responsabile marketing del Pescara Calcio. Poi veniamo alle domande un po' più complicate, no? Però intanto vogliamo sapere il tuo rapporto con il golf, visto che vediamo che hai anche i guantini da golf, non li nascondere, facciamoli vedere. Il guanto è iniziato da poco tempo a cimentarmi in questo sport che è veramente fantastico e rappresenta secondo me anche un po' una scuola di vita perché è uno sport che si compete con se stessi fondamentalmente, quindi è molto formativo a livello mentale. Quindi ho riscontrato questo aspetto anche nelle persone che ho incontrato frequentando in questo poco tempo, ambiente molto piacevole, distensivo e molto, ecco. Poi sono molti tratti comuni con il calcio, si gioca comunque su un prato verde, si ha a che fare con delle palline, bisogna avere un certo equilibrio, una certa solidità mentale, quindi sono molto contento. Molti calciatori e comunque esponenti del calcio, allenatori, giocano a golf. Perché? Il motivo è quello che hai appena detto, oppure perché magari qualcuno si vuole anche un po' rilassare dallo stress settimanale, quotidiano del calcio? Ma direi entrambi gli aspetti, hai colto proprio nel segno. Qui è membro onorario del golf, il Mister Zeman, però ci sono anche altre persone molto brave a livello del golf, come penso Vialli, Zola, e comunque sia c'è un fil rouge con il calcio derivante, ecco, da questo aspetto che si sta su un campo all'aperto, su un campo verde, molto si basa sull'equilibrio, sulla forza mentale che molti calciatori hanno, oltre alla forza esplosiva e fisica, quindi secondo me molti aspetti, molti calciatori dovrebbero intraprendere, anche Pellizzoli, per esempio, il nostro portiere, gioca a golf regolarmente. Quindi, anzi, è un invito a molti calciatori nel tempo libero a perseguire questo sport perché può essere complementare al calcio.
Allora, domanda complicata, no? Perché i rumors dicono, sostengono che al 90% ci sarà il ritorno di Zeman sulla panchina del Pescara. Noi, amanti anche del golf, siamo contenti perché Zeman è anche un buonissimo golfista con handicap 16, se non vado errato. Ci puoi confermare qualcosa oppure darci in esclusiva la notizia? Assolutamente no, nel senso che queste sono cose che riguardano, ecco, l'ambito sportivo e tecnico, dove il presidente Sebastiani è molto, e la parte tecnica sono molto abili, stanno vedendo quali sono le alternative più valide. Sicuramente il mister Zeman rappresenta una persona molto umanamente, mediaticamente importante per noi, e sarebbe molto bello riaverlo all'Adriatico, di vederlo anche qui a Miglianico, frequentare il circolo. Una mattinata intera a fare pratica sul campo pratica, poi il pranzo tutti insieme, un momento conviviale da non sottovalutare come sempre, e poi nel pomeriggio la gara, tra molte virgolette, una gara riservata a neofiti del golf e in particolare una gara di putting green. C'è stata anche una classifica ideale, hanno giocato sulle 9 buche, al sesto posto si è piazzato Mario Monti con 20 colpi, al quinto Marta Volpe con 20 colpi anche lei, al quarto posto Angelo Di Giampaolo 19 colpi, al terzo posto Stanislao Savini 18, al secondo Massimiliano Cirilli 17, al primo posto Alfonso Monti con 15 colpi. Beh, secondo me abbiamo scoperto un nuovo talento del golf. Ascoltiamo Alfonso Monti. Beh, è Alfonso Monti ad aggiudicarsi la gara di neofita putting green, 15 colpi su 9 buche ideali. Direi, caro Alfonso, che qui anche i professionisti cominciano a spaventarsi. Sì, sì, comincerà a tremare Woody, il primo della classifica, vediamo un po'. Comunque, è stata una bella esperienza, molto grazie a questi che si sono prodigati per allenarci, ma è stata una giornata bellissima, da rifare. Tu ci garantisci che sei un vero principiante, no? Sì, no, mai preso in mano una mazza, lo posso assicurare. Sei bravissimo, perché ti abbiamo prima visto in campo pratica mettere su dei colpi che anche i maestri dicevano: beh, questo Alfonso è un vero talento. E poi il putting green, e hai dimostrato una sensibilità nei colpi notevolissima. Ti hanno fatto i complimenti anche i maestri? Tutti mi facevano i complimenti, ma sinceramente mi stupivo di me stesso, non pensavo che... Ma, oddio, c'è un certo feeling, diciamo, con il golf. Sponsor Day Pescara Calcio insieme al Miglianico Golf Club. Era molto soddisfatta anche la dirigenza di Miglianico, e allora vi vogliamo far conoscere adesso il vicepresidente Marco Tuccella, che ha promesso che ricambieranno gli amici del golf la visita anche al Pescara nella prossima stagione. Il vicepresidente di Miglianico Golf, Marco Tuccella, giornate di questo tipo possono fare sicuramente bene al golf, anche unendo le varie discipline sportive, perché oggi c'erano tutti quanti amanti del calcio che forse si sono innamorati un po' del golf. Molto probabilmente sì, e questo connubio è molto valido, noi siamo molto contenti di questa iniziativa, speriamo ce ne siano altri per far conoscere anche questo nostro campo a chi abita a Pescara, a Chieti o nelle zone limitrofe, che addirittura non conosce il piacere di questo gioco, il piacere di questo campo, quindi sicuramente iniziative da ripetere. Avete ricevuto tanti complimenti anche per la disponibilità, perché il campo è bello, la struttura bellissima, la giornata col sole, ma poi ci sono le risorse umane, cioè siete voi che siete stati passo passo insieme a questi neofiti golfisti, alcuni anche molto bravi.
qualcuno con grande predisposizione. Per noi è un piacere, il gioco che amiamo è il nostro campo, lo sentiamo nostro e lo riteniamo veramente, oltre che un dovere, veramente un piacere accogliere queste persone, cercare di divulgare la passione che abbiamo per questo gioco. Qualcuno, qualcosa di cui andiamo molto fieri, molto orgogliosi, e laddove possiamo condividere con altro è sempre un gran piacere. Poi magari ricambierete anche voi il favore, andrete a vedere qualche partita del Pescara Calcio nella prossima stagione. È già successo quest'anno con una bellissima iniziativa di co-marketing in cui il Pescara Calcio ci ha riservato anche dei posti, abbiamo avuto già il piacere di partecipare a diverse partite e nuovamente le due cose si avvicinano moltissimo. L'attività motoria è importante ed è bello far provare a gente che a volte associa questo sport a una categoria magari di persone più anziane, far capire che invece è un gioco impegnativo che impegna sia la mente ma anche il fisico.